di pizzaioli napoletani potrà diventare il 58esimo bene della lista dei beni immateriali dell'UNESCO e il settimo del Made in Italy. Le firme saranno portate a Parigi a dicembre in occasione della conferenza internazionale per i cambiamenti climatici perché, come ha spiegato Alfonso Pecoraro Scanio con la fondazione Univerde, la pizza è amica dell'ambiente. Siamo riusciti in un paese di Guelfi e Ghibellini dove molti mi hanno ostacolato perché chiaramente dicevano che l'arte pizzaiola napoletana non era proprio un bene UNESCO e invece la commissione italiana UNESCO ha votato che l'arte della pizza napoletana è diventata la candidatura ufficiale della Repubblica Italiana all'UNESCO. Quindi adesso dobbiamo lavorare per ottenere il sì dell'Organizzazione Mondiale, che è una delle agenzie dell'ONU, e fare in modo che nel novembre 2016, speriamo già, perché sennò si rischia di arrivare al 2017, ci sia il voto ufficiale a favore. Ed è stato possibile raggiungere le 400.000 firme grazie alla collaborazione con Coldiretti e associazioni come Verace Pizza Napoletana. In questo modo, evidenziato Amedeo Lepore, assessore alle attività produttive della Regione Campania, verranno proposti sul mercato internazionale un marchio e un talento tipici della nostra terra. Mi sembra uno splendido connubio quello tra l'arte, la cultura e la storia. Ci consente non solo di effettuare una riscoperta di un patrimonio che è già diffuso nel mondo, ma anche di proporre sul mercato internazionale un marchio, una capacità, un talento che è tipico della nostra regione. Io non sono per l'esclusività, ma credo che noi dobbiamo essere capaci di uscire da quella che è stata definita la sindrome di Meucci, cioè l'incapacità di sfruttare commercialmente, economicamente le nostre creazioni.